Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oggi vediamo come fare a prendere e completare la sfida Sacrari, il cristallo del lago Quercus e il sacrario di Tok Yu. Siamo esattamente al lago Quercus e si trova a nord della Torre della Palude della Bella, dove potete arrivare anche da qua. Se per caso avete anche il sacrario, questo qua di Yansam Inn, ci arrivate da sopra, fate assolutamente prima. Ah, aspettate un secondo. Siamo in basso a destra della mappa, nelle terre di Necruda. Lago Quercus, sopra Torre della Palude della Bella. Entriamo nella grotta. Questo è un sacrario strano stavolta. Grotta del lago Quercus, nel senso che è abbastanza veloce. Non ci sono fortunatamente rocce da abbattere, c'è solamente un liche liche. Vediamo se ci arriviamo sotto, sì. Qua. Se ci arrivate sotto, prima che incominci a fare i fulmini e tutto il resto, intanto che scoppia, prendiamo questo fiore. Link. Tipicamente il scrigno dell'Icheriche qua non dovrebbe dare niente di buono. Perfetto, e questa è la sfida sacrale. Prendiamo un altro fiore bomba. Ragazzi, io non so esattamente come fare qui. Offri il cristallo nel luogo indicato alla luce e ti concederemo la luce che purifica il male. Perché alla fine non è difficile questa sfida sacrario. Bisogna solamente evitare le pietre. Non so se il gioco vuole che facciamo qualcosa del genere. Nel senso che ci dobbiamo creare tipo una barricata così, una specie di protezione. Proviamo, però non credo. Perché qui le pietre vengono sempre da destra. Secondo me se ci acchiappa la pietra ci butta per il mare. E così andiamo anche più piano. Ci butta per il mare. E dobbiamo anche riprenderla. Aspetta un secondo. Povero sacrario. Vieni qua. Però veramente non lo so. Non lo so che ho trovato. Boh, semplicemente basta andare dritto. Col sacrario avanti. E pregare. Tutto calcolato. No, non lo so, ragazzi. Comunque. Quindi lasciamo andare. Qua dietro non c'è niente. Continuiamo a portare il sacrario avanti. È cortissimo, ragazzi, questo qui è veramente. Credo che ne hanno messo uno per fare numero. Questo qui lo portiamo più avanti. Andiamo un attimo indietro dove ci sta questo laghetto. Facciamo lo spettro. Visto che non abbiamo mai fatto niente, ragazzi, facciamo una fotografia dello spettro quando ci guarda. Che non l'abbiamo mai fatta. Questo è proprio brutto lo spettro. Lo spettro, guarda. Aspettare, facciamolo un po' meglio. Giusto per capire, questo ha un miliardo di occhi. Guardate da quanto è brutto. Ok, così almeno abbiamo fatto qualche cosa di interessante in questa puntata. Fermo, lo spettro. Preso l'emblema. Da questa parte, probabilmente la difficoltà di questo sacrario, sapete qual è? È quella di trovarlo, perché questo qui sta in un posto che non c'è quasi nulla attorno e tipicamente uno non ci passa. Ah, e poi ci sta anche questo qui, naturalmente, che hanno messo alla Indiana Jones, così per prenderti alla sprovvista alla fine. Dobbiamo fare solamente un'ultima cosa. Questo lo lasciamo cadere. Ragazzi, se per caso non si dovesse non dovesse finire la quest è perché non avete proprio fisicamente toccato il sacrario. Perché se lo prendete con l'ultima mano e non si attiva il sacrario, in questo caso è quasi impossibile perché non si sarebbero aperte le porte. Però tipicamente se vi capita una cosa del genere è perché non avete toccato proprio il sacrario.
così facciamo lo screenshot della puntata. Ah, a posto. Ah, un'ultima cosa, naturalmente, prendiamo il cortufo. Come avete visto dal thumbnail, il sacrario è benedizione di Raul, quindi dobbiamo solamente vedere che cosa c'è nella cesta. Benedizione di Raul, sacrario di Tok Yu. Sfera di energia azzurra, ma questo qui all'inizio del gioco in realtà è veramente molto buono, eh? Soprattutto se avete poche batterie. Ragazzi, il tutorial finisce qui. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao!